Ben ritrovati negli studi di Obitunes. Oggi siamo in collegamento con il sindaco di Volpiano, Emanuele De Zoanne. Buongiorno, benvenuto. Buongiorno a voi. Volpiano, com'è la situazione pandemica e contagio a Volpiano, visto che qua si stanno dando numeri e si sta creando un po' di confusione da una parte e dall'altra? Ma sicuramente Volpiano nei numeri, quelli che perlomeno vengono distribuiti da qualche giorno a livello portale della regione, è uno dei comuni che ha ovviamente un maggior numero di casi dovuti al fatto che i tamponi, per quanto, come dicono molti, sono comunque sempre in un numero abbastanza ridotto, però avendo sul suo territorio ben 4 RSA, di cui 3 più volte anche contattate in incontri con la stessa prefettura, la regione, l'ASL, è logico che ha dei numeri un po' più alti. Su questi numeri c'è confusione per questo motivo. Sul portale della regione vengono messe i valori totali, quindi dall'inizio, i casi totali dall'inizio, e vengono messi tutti quelli che compaiono sul portale che vede praticamente l'amministrazione. Con verifiche fatte anche con sindaci dei comuni dove invece sono fisicamente le persone positive o domiciliate, i dati che noi forniamo come amministrazione, che sono iniziati ben prima del portale regionale, funzionano in questo modo. Dicono il numero reale di persone, secondo sempre i dati che ci vengono dati da quel portale, che sono fisicamente sul territorio di Volpiano e sono positivi. Purtroppo il numero dei deceduti di Volpiano che sono erano positivi, il numero dei guariti, e quindi vengono tolti da questa cifra, e il numero sia di quelli che sono in domiciliazione attiva, sia quelli che hanno una domiciliazione terminata, e quindi non includono, per esempio, le persone che hanno fatto, che ne so, il tampone a Volpiano, però sono residenti e stanno facendo la quarantena nel proprio luogo di residenza, e ce ne sono parecchi. Perché pensiamo al personale appunto delle case di riposo che quando viene messo in quarantena risiede nel suo paese, quindi questa persona io la vedo nel terminale, però la vede anche il sindaco del comune dove effettivamente è esistente, quindi se ne occuperà lui nella funzione che fin dall'inizio sono stati chiamati i sindaci, quindi i comuni a rispondere. Quindi il dato che pubblichiamo noi sulla nostra relazione sono le persone di cui noi abbiamo i contatti sul territorio e che seguiamo. Sono benissimo cosciente che molte persone, ad esempio quelli che sono stati segnalati dai medici di base e che non hanno ancora fatto il tampone, non sono entrati in questo meccanismo, sono invisibili dalla parte delle pubbliche amministrazioni ed è uno dei problemi che abbiamo più volte anche negli incontri fatti col prefetto segnalato. Un altro problema è quello dei tamponi nelle case di riposo, che a Volpiano ce n'è anche più di una. Sì, a Volpiano ce ne sono quattro ufficialmente, ci sono quattro nella realtà, poi in realtà sono state contattate tre. Fortunatamente di due, fin dall'inizio non c'è stato nessun caso e nessuna neanche situazione in cui si poteva pensare che i sintomi potessero far pensare al coronavirus. E ce ne sono due invece che hanno avuto la richiesta da parte, anche le altre due l'hanno fatto, ma due principalmente hanno fatto la richiesta di tamponi. Abbiamo delle richieste che sono, diciamo, a partire dalla metà di marzo. In un caso, una è venuta nei primi giorni di aprile, l'altra è venuta proprio nei giorni scorsi, domenica, lunedì, e di questa stanno arrivando i risultati ora. È logico che la lentezza, poi giustamente l'ASL dice che ha un numero di tamponi relativamente basso e quindi li dosa nel tempo. È logico che per strutture che hanno iniziato a organizzarsi secondo le disposizioni a metà di marzo e ancora a metà di aprile non avevano il tampone, hanno vissuto un mese in una situazione molto difficile perché non avevano, se non per giudizio del medico della struttura, possibilità di verificare chi realmente era positivo e chi era negativo. Questa è la situazione di oggi. È logico che, come dicevo, ci sono stati più incontri con il prefetto, la regione, l'ASL,
dei responsabili di queste case di riposo, dove queste cose sono state dette e ridette più volte, e questa è la situazione. Per quanto riguarda una piccola specifica, penso che la sappiano tutti, ma repetita iuvant si dice, molti dicono perché l'amministrazione non chiede i tamponi. L'amministrazione era presente in questi incontri e si è unita alle richieste dell'RSA. Io ho segnalato, non erano presenti i medici di base, che anche alcuni medici mi segnalavano che loro segnalavano persone ma non avevano ricevuto i tamponi. In queste riunioni è stato fatto queste richieste, il numero dei tamponi e gli esami effettuati però sono una decisione che capisco in un momento come questo molto grave, però è una decisione ed è una disponibilità dell'ASL, del sistema sanitario, non sicuramente dei comuni. Nell'ambito dei dispositivi DPI, quindi delle mascherine, come si è mossa l'amministrazione comunale? Allora, intanto nella fortuna di essere un comune Seveso, per altre presenze di industrie particolari, noi abbiamo un centro operativo comunale di protezione civile abbastanza grande e comunque il comune comprava sempre ogni anno, abbiamo una certa dotazione di base, diciamo dall'inizio, di mascherine, di quelle di tipo certificato, cioè le FFP2 e FFP3. E poi avevamo guanti piuttosto che detergenti. Quindi il comune è partito da una dotazione per la propria macchina comunale e ha acquisito con vari ordini proprio all'inizio per il personale della protezione civile stessa e si è allargato nel momento in cui si sono fatti altri servizi. La difficoltà a reperire dispositivi di protezione è stata evidente, ci sono tutta una serie di trattative, si sono fatti gruppi di acquisto insieme ad altri comuni. Ordini fatti, fermati in dogana, quindi che non sono andati a buon fine. Devo dire che c'è stata la possibilità e l'offerta di moltissimi, ce n'è almeno una cinquantina nel gruppo che abbiamo realizzato per vedere chi si poteva reperire questo materiale, ma oltre a dei prezzi ovviamente aumentati di molto, poi alla fine molte volte quando si decideva di acquistare ci dicevano che la merce non era più disponibile. Quindi un problema di approvvigionamento c'è stato. Diciamo la verità, ciò che è stato fermato in dogana ci veniva detto, è stato requisito, diciamo così, dal sistema della protezione civile, o perché inadatto e non certificato, o perché veniva convogliato nel sistema ospedaliero della sanità. Non ho dubbi a pensare che sia stata fatta un'azione ben corretta da questo punto di vista, però in tutto il mese tutte le amministrazioni, penso, hanno cercato di reperire materiali idonei, e dico idonei perché se io prendo, ancora oggi ci sono alcuni articoli, per esempio sul caso Miroglio, la stessa regione ci ha dato noi 200 mascherine Miroglio. Oggi vengo a leggere che le mascherine Miroglio sostanzialmente non proteggono da nulla e quindi alcuni amministratori, magari dei comuni che avevano meno famiglia, hanno preso 300, 400, 500 mascherine o anche 1000, le hanno distribuite magari una per famiglia e alla luce di quello che si diceva già all'epoca è un po' rischioso. Uno perché incentivi ad uscire la gente di casa con un prodotto che non protegge da nulla. Secondo, perché una mascherina per famiglia vuol dire che se la scambiano, quindi andiamo contro anche le norme minime in una dimensione pandemica, e oltretutto vi è un rischio che nel momento di agitazione magari non si considera, però se io mando qualcosa in giro a nome del comune e qualcuno, perché esiste, mi dice io sono uscito, poi mi sono ammalato perché mi hai dato una mascherina che non serve a niente, la responsabilità poi è di chi gliela data. Quindi anche adesso che è previsto questo arrivo di mascherine dalla regione, se la regione mi scrive già che probabilmente non servono a niente, io obbedisco, come si dice, perché è un mio ente superiore e collaboro, la distribuisco, ma gli scrivo una lettera, guarda che probabilmente questa mascherina non ti protegge. Purtroppo la cosa migliore sarebbe poter attingere a mascherine che hanno un altro valore protettivo, parliamo sempre di mascherine all'interno dei DPI, dei detergenti. E i camici invece sono cose diciamo più per le RSA, che figuriamoci, non riuscivamo a trovarle ancora noi per la protezione civile, i comuni qualcuno ha trovato magari aziende che producevano sul territorio ma non certificati. Io stesso ho chiesto alle RSA se avevano bisogno, sono riusciti attraverso i loro canali a rifornirsi di DPI anche con difficoltà, ma lì stiamo parlando di DPI ben più insomma, importanti, e che attraverso i loro fornitori abituali e la loro organizzazione, le loro proprietà sono riusciti a reperire. Per quanto riguarda i cittadini, bisognerebbe riuscire ad avere
mascherine idonee per essere sicuri di dare qualcosa che protegga realmente le persone. Quindi la linea è stata questa, non si è mai fermata, ci sono persone che tutti i giorni ricevono offerte, prodotti, valutano, però il grande dubbio è questo. Fermato poi dal fatto che se sei un comune di una certa dimensione, ai prezzi a cui vengono proposte, sarebbe già un grosso problema riuscire ad acquisire quel numero di mascherine, ma come dico, molto spesso non sono neanche quelle idonee per garantire la sicurezza. Sì, quindi non ha molto senso distribuire mascherine non idonee per garantire la sicurezza. Effettivamente. È una valutazione, come si dice, che è difficile fare a mente fredda in un momento dove c'è agitazione. Certo. Quindi, tanto ad essere una critica, perché ci sono tante volte in cui noi amministrazioni siamo messe lì a decidere su delle cose in cui, la dico brutalmente, in un momento di emergenza come questo è come un sistema militare, tu devi fare quello che ti dice il superiore. Quel minimo di margine che hai per decidere, cerchi di fare dei ragionamenti per valutare qual è l'azione migliore. Ognuno poi quel minimo di grado di libertà che ha lo gestisce nel modo migliore che pensa di poter dare per la propria amministrazione. Io non ho mai visto sindaci che pensano di agire male per quello che fanno, tutti cercano di fare il proprio meglio. In momenti come questi, anzi, io l'ho detto anche ai miei collaboratori di giunta, vengono fuori il valore umano delle persone e le distanze tra maggioranza e opposizione tendono a diminuire anche tra sindaci di parti diverse, cerchi di fare tutto il meglio, ti parli tra sindaci, e da quel punto di vista lì c'è un ottimo punto. Certo, sicuramente. Per quanto riguarda invece le misure di sostegno alla cittadinanza, anche dal punto di vista alimentare, come si è mosso il comune? Ma allora, intanto questo è un'ordinanza della Protezione Civile che dà a disposizione in Italia di 400 milioni di euro e il nostro comune è toccato una cifra che va vicino agli 86 mila. Questa decisione doveva essere presa nell'ambito delle linee che ci sono in questa ordinanza. Quindi intanto doveva essere fatta, tra virgolette, una graduatoria, su quello poi a ragion veduta capisco il perché, ma ne parleremo dopo, e dall'altra parte c'erano due metodologie, una di prendere questa cifra e dividerla sostanzialmente in buoni spesa e l'altra quella invece di acquisire beni e distribuirli per aiutare le persone che erano in sofferenza, beni alimentari e beni di prima necessità. Ora, il nostro comune ha pensato di fare tutto sulla linea degli aiuti diretti, perché? E lo si vede già in questi giorni dove siamo a praticamente 3 settimane dall'inizio. È logico che come ho detto prima, ognuno nel suo comune agisce per quello che riesce, quello che può e quello che pensa sia giusto. Specialmente in comuni magari dove non c'è l'organizzazione per poter fare una distribuzione e un acquisto, avviene diciamo così, possibile decisione dell'amministrazione dove si pensa che il tagliare la cifra in tanti pezzettini e fare i buoni sia la cosa migliore, no? Il problema è che facendo così distribuisci e vieni incontro alle necessità dei cittadini che sono sul tuo territorio, ma una volta dati i buoni, dopo 2 settimane questi finiscono rispetto allo stanziamento. E la gente paradossalmente può aumentare di numero che intanto sulla necessità, perché più va avanti il tempo, più persone saranno in difficoltà perché più tempo è passato dall'inizio della crisi. Mentre cercando di fare un sistema sia di acquisto di derrate, nel nostro caso avevamo una convenzione già aperta con la Caritas, quindi un sistema già collaudato che aveva dotato di frigo, che era dotato di un sistema di distribuzione, è stato affiancato dal comune per l'acquisto, quindi anche acquistando più materiale, più beni si riesce ad averli ad un prezzo ridotto. E soprattutto, avendo già un sistema a cui si è affiancato il sistema della protezione civile e dei volontari, si è pensato più che altro alla durata, cioè più settimane possibili in cui questo aiuto verrà dato. E nel progetto iniziale era di far durare questa cosa dalle 8 alle 10 settimane, quindi fino alla fine di maggio. Questa è una cosa secondo me importante perché quando ci è stata data questa prova da parte di noi comuni, dovevamo pensare, uno, alla durata, alla presa di coscienza che probabilmente le persone che ne avevano bisogno aumentavano e non diminuivano, e
È vero che c'era una lista da fare con una graduatoria che molti servizi sociali hanno chiuso una certa data, ma noi pensiamo che invece, come abbiamo fatto, vada aperta anche dopo, perché non è che al 10 aprile finiscono le necessità, magari dal 10 aprile aumentano e quindi consideriamo a prendere anche i nuovi casi. In più, si è potuto affiancare a questo la colletta alimentare presso i centri commerciali che rimpingua sempre i materiali che noi distribuiamo, il tutto finalizzato a farla durare di più, a servire più persone in difficoltà, a non lasciare indietro nessuno. Questa è, diciamo, come abbiamo agito nel nostro pensiero. Non dico che sia sbagliato l'altro, ci siamo fatti, diciamo, una simulazione e abbiamo pensato, prendiamo i soldi, distribuiamo nella spesa, fanno 2 settimane di spesa, la terza non è più un centesimo e le persone, ti vengono a chiedere da mangiare, come fai? Certo. Ci stiamo addentrando verso la cosiddetta fase 2. Quali sono le sue percezioni al riguardo? Allora, faccio una cosa che sembra anacronistica, ma parto da un giorno. Il 24 febbraio noi comuni siamo stati convocati in prefettura ed era un periodo, se uno va a vedere quella data, che non è distantissima, è neanche 2 mesi fa, ci hanno detto delle cose in cui noi siamo rimasti straniti, sia sul numero dei morti che ci sarebbero potuti stare, si parlava di cifre che sono la metà di quello che oggi la realtà ci dipinge, quindi molti morti, considerato quelli che, ripeto, hanno ricevuto un tampone e sono ufficialmente Covid, perché, come tutti sanno, la demografia purtroppo non mente. Quando tra qualche mese avremo i dati dei morti del primo semestre divisi per mese, qualcosa già lo possiamo vedere in tutti i nostri comuni. L'aumento delle mortalità è impressionante, passiamo da più 30, più 50, più 100, più 150%, quindi per dare delle cifre ci sono dei comuni in cui non sono mai morti in un mese tante persone da mai nella storia, neanche quando c'era la guerra. Alcuni sono Covid, molti altri sono morti ma non c'è stato nessun tampone. Quindi questo dato ci deve far riflettere, parlo all'inizio. E quello che stanno dicendo i medici è che non essendoci un vaccino, non essendoci ancora una possibile argine scientifico all'espansione della pandemia, ci fanno degli scenari scientifici appunto che dicono che in autunno potrebbe esserci una nuova partenza delle infezioni e di conseguenza quello che abbiamo sperimentato. E da tutte le parti ci dicono che non dobbiamo essere impreparati. Qual è la migliore preparazione? Mantenere purtroppo, l'isolamento sociale, cioè mantenere le distanze, evitare gli affollamenti, evitare in qualsiasi modo che il contagio aumenti, perché abbiamo visto che quando il contagio parte, è una questione purtroppo, noi ormai siamo abituati a vedere i numeri, ma la prova che abbiamo tutti quanti dentro è che sono morte persone che conosciamo, persone che fino a qualche settimana fa vedevamo per strada o abbiamo fatto 2 chiacchiere, queste sono morte. Cioè, io non posso pensare che sia giusto ripartire perché sennò qua sarà sempre peggio, più tardi ripartiamo, ma dobbiamo farlo con una serietà nei comportamenti perché ricadere in un momento come quello che stiamo vivendo è veramente molto facile. Quindi io vedo la fase 2 come sindaco anche di un comune che ha moltissime industrie, moltissime imprese che devo dire in alcuni casi stanno già lavorando, qualcuna l'ho ringraziata, si è riconvertita per le produzioni medicali, mascherine, prodotti per gli ospedali. Facciamo giustamente la ripresa di tutto il sistema che c'era prima, ma è una scelta ed è un obbligo che abbiamo tutti come cittadini. Non è che ci siano sindaci o assessori o medici, tu puoi fare una fase 2 e poi ripartire se tutti quanti, ognuno è responsabile per i propri comportamenti. Se ognuno è responsabile del proprio comportamento, allora puoi fare una cosa seria che eviterà un aumento dei contagi in futuro. E a oggi, purtroppo, contagi alla fine vuol dire che una parte dei contagi sono poi delle morti e quindi non c'è un metodo,
o una legge o un comportamento che qualcun altro prende al posto tuo. Sei tu che devi pensarci. In chiusura, un appello ai cittadini, un messaggio. Ma allora, intanto devo dire che i cittadini, in realtà la maggior parte dei cittadini, la stragrande maggioranza dei cittadini hanno capito e si sono comportati di conseguenza. Purtroppo noi siamo, in questo momento stiamo facendo un'intervista sui media e sulla comunicazione, è logico che ce lo insegnano tutti, no? Fa più rumore un albero che cade che una foresta che cresce. Ecco, quegli alberi che sono caduti sono le persone che nei momenti in cui gli veniva chiesto di stare a casa, andavano in giro, se ne fregavano, sono venuti fuori delle personaggi anche di sindaci che facevano video in cui andavano a ricorrere per strada, eccetera. È vero, ci sono anche queste persone probabilmente non hanno capito o non hanno un senso di responsabilità. Ci sono tante persone, e lo si vede nella parte magari più oscura, e qua lo dico, che sono quelli che hanno cercato degli aiuti o che molto in maniera, diciamo, umile dicevano: guarda che non ce lo faccio e venga a prendere un aiuto, eccetera. Mi ha stupito un fatto che dice come siamo fatti noi, ed è una parte grande della popolazione, che purtroppo è muta, non appare sui media, non appare sulle testate. Le persone che hanno bisogno, nelle prime giornate ci aspettavamo, non so, 100 famiglie, ne sono arrivate 80. A quelle 20 abbiamo chiamato e dice: perché non siete venuti a ritirare il pacco? Perché non ci avete telefonato che potevamo uscire di casa? Questa è una cosa che pochi dicono. Ci sono persone che l'hanno presa molto seriamente, hanno paura di questa cosa e che addirittura aspettavano una chiamata ufficiale per dire: puoi uscire per venire a prendere questa cosa. Quindi, vedendo un po' la realtà, non ciò che gira sui media o sui social, ma le persone sentendole per telefono, vedendo. Ci sono molte persone che questa cosa la prendono seriamente e sono molto preoccupate per gli atteggiamenti di chi invece mette sotto gamba ciò. Il mio appello è quindi impariamo a volte dalle persone un po' più umili e che, è brutto dire, come facciamo noi sindaci, che noi obbediamo a chi è sopra di noi, prefetto, governo, autorità. Bisogna imparare un pochettino in questi momenti a obbedire e a fare quello che ti dicono. E non a contestare qualsiasi cosa perché il nostro io deve avere l'ultima parola da dire o essere l'unica verità assoluta e incontestabile. Questo è un buon metodo e un augurio a tutti di poter superare questa prova che, come dicono da tutte le parti, la superi soltanto insieme. Perché basta che qualcuno non si comporti bene e purtroppo mette poi in difficoltà anche quelli che si sono comportati bene. Certo, grazie Sindaco De Zuan per essere stato in collegamento con noi e per le sue delucidazioni, grazie mille. Grazie a voi e buona fortuna a tutti noi. Difatti è bellissimo, buona fortuna a tutti noi davvero. A presto, grazie ancora. Rimanete Arrivederci. collegati su BTV News, buon proseguimento di giornata.